per la prematura scomparsa di Mattia Scumaci, il bambino di 12 anni, scomparso mentre giocava a calcio a Taverna, in provincia di Catanzaro. Buon pomeriggio dallo stadio Guido d'Ippolito di Lamezia Terme, non aggiornata del campionato di eccellenza calabrese. Tra pochi minuti in campo Vigor Lamezia e Soriano per uno, per uno degli incontri più attesi di questa giornata. Vigor Lamezia capolista solitaria dopo che in settimana la Reggio Mediterranea non è andata oltre il pari interno nel recupero con l'Isola Caporizzuto, e anche dopo che ieri pomeriggio nell'anticipo televisivo di giornata il Praia Tortora è stato rimontato sul 2-2 a Palmi dopo che conduceva per 2-0 fino a metà del secondo tempo. Quindi Vigor Lamezia che oggi ha l'opportunità di consolidare il primo posto in classifica, squadre come potete vedere già nel cerchio di centrocampo per i convenevoli di inizio gara assieme alla Terna. Andiamo a leggere le formazioni. Vigor Lamezia oggi in campo con Sicilia, Amendola, De Fazio, Rodriguez, Ruano, Scalon, Azzinaro, Curcio, Costanzo, Condemi e Spanò, in panchina Gianni, Catania, Silvagni, Padin, Trentinella, Egir, Volpe, Ferrara e Caruso. Allenatore ovviamente mister Fanello, risponde il soriano di Giuseppe Giovinazzo con Palumbo, Magias, Gioffre, Clasadonte, D'Ascoli, Baggini, Scuticchio, Staropoli, Fioretti, Salvador e Bruno, in panchina Lisi, Riga, Morelli, Steger, Giurlanda, Becero, Etus, Cabrera e Straccia. Arbitra il signor Carmine Pompilio di Rossano Conigliano, anche gli assistenti sono della sezione cosentina dell'Alto Ionio Cosentino, il signor Matteo Ventre e Luciano Fortino. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Salvador, respinge corto Sicilia e poi non ne approfitta Fioretti, non impeccabile questa respinta corta sulla destra, c'è il tiro cross e ancora una volta non riesce a trattenere palla Sicilia, buon per la Vigor, calcio piazzato a Bocale, parte Curcio, blocca anche in questo caso. Non è perfetto Palumbo, testa per Amendola, il cross di Amendola, il colpo di testa di Azzinaro, la torsione dell'attaccante ex Promosport Agnese. Parte questo calcio di punizione, il colpo di testa alla traversa e poi Azzinaro non riesce a metterla vittoria. Si è portato D'Ascoli, attenzione a Fioretti che prova ad entrare, tutto regolare. Pallonetto di Fioretti ed è il gol, arriva il gol dell'ex Fioretti, su questo si è fatta trovare qui un po' impreparata la difesa della Vigor Lamezia, soprattutto sul versante di sinistra, e Fioretti ha avuto gioco facile nel controllare, avanzare e superare Sicilia con questo preciso pallonetto, quindi passa in vantaggio il soriano con uno degli ex di turno, con Fioretti. Sinistro di Curcio in aria, sbuca Spanò di testa. E per il momento il gol di Fioretti al 23esimo, ancora Curcio della bandierina, tutto solo. Era Costanzo e è riuscita a toccarla Palumbo, a Curcio è regolare, la mette in mezzo di sinistro, il miracolo di Palumbo su Costanzo, l'aveva messa di testa nell'angolino basso, poi lo consegna lì dietro per il rilancio di Scalon a cercare Spanò, il sinistro in corsa viene deviato in calcio d'angolo da D'Ascoli. D'Ascoli che ha rischiato un po' l'autorete. Curcio, il sinistro di Curcio in aria, il colpo di testa solo sfiorato, Condemi la botta
e la palla sfiora la traversa, c'è però ancora una deviazione. Oh, Lametino, va Curcio, di testa aspetta e salva proprio sulla linea. Dovrebbe essere Fioretti, ha evitato un gol già fatto. Enzo Curcio quest'oggi. Amendola il cross, vediamo Costanzo l'arpiona, la mette a terra, si gira, va Rodriguez, il destro forte ma centrale. E Palumbo blocca in due tempi. Sinistro di Curcio, in aria Catania, l'arpiona sinistro e si frappone il numero 9 Fioretti. Canta vogliamo un gol. Vediamo se ci riesce, ancora Palumbo, ma c'è Condemi, il destro di Condemi e la palla esce di poco. Condemi in aria, Condemi col sinistro la mette dentro, liscia, incredibile, in tre non riescono a mandarla dentro, Ferrara la traversa e ancora Panin, Catania e si salva ancora il Soriano. Volpe, messa lunga, Scalon di testa, la prolunga Padin e poi c'è Ferrara cade a terra, l'arbitro anche in questo caso facendo che è tutto regolare, un accenno di spinta su pronto. Trentinella, destro di Trentinella e la palla che sfiora ancora la traversa, si spegne sull'esterno della rete, sfuma anche questa occasione, non si libera del pallone Padin e qui bisogna essere più astuti. Attenzione, parte solo verso la porta Becero con Ruano, bravissimo Ruano che lo chiude.